subito dall'episodio che ha condizionato inevitabilmente la partita, l'espulsione dopo un quarto d'ora. Sì, è evidente che purtroppo c'è stata un po' di superficialità nel valutare questo intervento di Maffione, che secondo me, secondo tutti, era eccessivo, forse pure l'ammonizione, perché sono dei falli di gioco normalissimi. Quindi dopo 15 minuti ha condizionato non poco, perché eravamo partiti secondo me non male, avendo la sensazione di fargli male su diverse situazioni. Al di là di questo mi dispiace tantissimo, soprattutto per il pubblico, per quello che si sta muovendo a Sant'Egidio, perché ho visto tanta gente che nonostante tutto, nonostante questa partenza non facile, con tanti episodi non favorevoli, ma ci dobbiamo sicuramente mettere del nostro, pure aumentando quello che dobbiamo fare. Però quello che mi dispiace veramente è la delusione che abbiamo provocato ai nostri tifosi. Ecco, per quello che riguarda la qualità del gioco si è visto un po' di difficoltà, diciamo, nella manovra. È un gruppo nuovo, siamo chiaramente all'inizio del campionato, c'è comunque da lavorare. Sì, sicuramente sì, è un gruppo che dell'anno scorso, basti pensare che non c'è rimasto nessuno, però anche in 10 abbiamo creato almeno due occasioni limpide. Da squadra cinica dobbiamo fare meglio, insomma, dobbiamo essere più cattivi, sicuramente dobbiamo essere più cattivi. Questo non c'è stato e mi rammarico di questa partenza, perché dovevamo e potevamo fare di più. Con due sconfitte nelle prime due giornate, ora, come dire, il bello di tutto questo è proprio che siamo semplicemente alle prime due, c'è tutto il tempo per rimediare. Sì, quello ne sono convinto, che ci ricompetteremo e diremo la nostra fino in fondo, perché è cammino del lungo. Sono le due prime partite, non ci sta girando bene, abbiamo iniziato non bene, però io sono sicuro che ricompetteremo lo spogliatoio in tutti i sensi e diremo la nostra fino alla fine.